La Suprema Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della Corte di Assise di Appello di Roma che aveva ritenuto sussistente l'omicidio colposo, riducendo dunque la pena di reclusione inflitta ad Antonio Ciontoli da anni 14 ad anni 5 di reclusione. Quali sono state le ragioni di questa importante decisione? Ripercorriamo brevemente la vicenda giudiziaria che è stata seguitissima in tutta Italia per ovvie ragioni. Nel primo grado di giudizio, la Corte di Assise di Roma aveva condannato Antonio Ciontoli per omicidio volontario alla pena di anni 14 di reclusione, oltre a mesi 2 di arresto ed euro 300 di ammenda, per la contravvenzione relativa all'omessa custodia dell'arma che pur era legittimamente da lui detenuta. La moglie ed i figli di Antonio Ciontoli venivano condannati alla pena di anni 3 di reclusione per omicidio colposo. A causa dell'esplosione del colpo di arma da fuoco e successivamente per la ritardata chiamata dei soccorsi, il Ciontoli accettò il rischio che Marco Vannini, ormai agonizzante, potesse morire. Per tale motivo era stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione per omicidio volontario sulla base del cosiddetto dolo eventuale. Cosa significa dolo eventuale? E soprattutto quando sussiste il dolo eventuale? Il dolo eventuale sussiste qualora l'azione venga posta in essere con la consapevolezza che l'evento non direttamente voluto ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione e con accettazione volontaristica di tale rischio. Passiamo adesso al secondo grado di giudizio. La Corte di Assise di Appello di Roma ha, diversamente dal giudice di primo grado, ritenuto che non sussistesse il dolo eventuale in capo al Ciontoli e quindi costui mai volle ed accettò il concreto verificarsi della morte di Marco Vannini. Secondo i giudici del secondo grado di giudizio, andava dunque escluso il dolo eventuale e dunque l'omicidio volontario e doveva essere affermata la penale responsabilità del Ciontoli per omicidio colposo. La pena, dunque, veniva ridotta da anni 14 di reclusione ad anni 5 di reclusione. Vediamo adesso che cosa ha deciso la Corte di Cassazione. Bene, la Suprema Corte di Cassazione ha praticamente demolito la sentenza di secondo grado, smontandola punto per punto. Ha praticamente ribaltato il processo ed ha annullato con rinvio la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Assise di Appello di Roma. In sostanza, il processo di secondo grado deve essere rifatto da capo. Secondo la Corte di Cassazione, Ciontoli e i suoi familiari assunsero volontariamente, rispetto a Marco Vannini, rimasto ferito nella loro abitazione, un dovere di protezione e quindi un obbligo di impedire conseguenze dannose per i suoi beni, anzitutto la vita. Siccome la vita di Marco Vannini era stata messa in pericolo proprio dal colpo di pistola inavvertitamente esploso da Antonio Ciontoli, circostanza questa nota ai familiari dello stesso, tutti avevano un obbligo preciso di protezione che non hanno prestato. Queste sono parole dure che ha utilizzato la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza che ha annullato il processo. I Ciontoli hanno ritardato i soccorsi, lasciando Marco Vannini agonizzante e all'arrivo del personale del 118 hanno pure mentito sull'accaduto. L'evento morte era dunque concretamente prevedibile ed i Ciontoli hanno accettato il rischio che questo si verificasse. Per tale ragione sussiste il cosiddetto dolo eventuale e quindi l'omicidio non può essere colposo, ma è volontario. È ovvio che la Corte di Cassazione non ha condannato la famiglia Ciontoli, ma ha annullato la sentenza con rinvio al giudice di secondo grado. Ha dato costoro delle precise indicazioni con riferimento alla valutazione da effettuare proprio sulla sussistenza del dolo eventuale e dunque sull'eventuale configurabilità dell'omicidio volontario. L'omicidio volontario è attribuibile a tutti i componenti della famiglia Ciontoli, in quanto tutti sapevano delle condizioni critiche in cui si trovava Marco Vannini, dopo essere stato ferito dal colpo di arma da fuoco.